Bentornati nel Fisbio Show, nuova location, nuova settimana di vacanze ovviamente per il sottoscritto. Non è la stessa cosa per Paperino, perché nella cover di Corrado Mastantuono e Andrea Cago lo vediamo illudersi di essere in vacanza in quel di casa sua. Una copertina molto anni 90, divertente, che trasmette allegria, simpatia, soprattutto per il personaggio raffigurato che è quello di Paperino. Ma non è tutto, perché con questo numero si conclude la coppiata dei mazzi di carte estivi con il mazzo di carte blu, sempre by Corrado Mastantuono, e la settimana prossima troveremo in allegato il box metallico non su Topolino ma sul numero di Zio Paperone, oppure a fine mese sul numero di Paperino. Questo perché, come potrete leggere all'interno del topo settimanale, dalla settimana prossima ci saranno in allegato i posterini della Marvel con i personaggi Disney che sono stati raffigurati sulle copertine nei mesi scorsi, realizzati dai disegnatori Disney italiani. Editoriale ovviamente di Alex Bertani, dedicato alle storie di questo numero, la conclusione dei Cieli di Farmtown, la conclusione di Blue Pix Valley, una nuova storia di Wizards of Mickey che pubblicizzerà ovviamente la concomitante uscita del classico Disney d'autore con tutta l'ambaradam di Luca Barbieri, che è anche l'autore di questa storia, della storia di raccordo del classico d'autore. E ci annuncia l'uscita del penultimo episodio delle storie dedicate al centenario della Disney, della Company, con la storia di Francesco Artibani e Francesco Di Ippolito attraverso il metaverso, la versione futuristica di Through the Mirror del 1936. Ma partiamo subito con l'analisi di queste storie. Wizards of Mickey, il seminatore di discordi, come dicevamo, Luca Barbieri ai testi, Marco Palazzi chi nei disegni, Emanuele Virzì ai colori. Insomma, chi mi segue ormai da tempo sa benissimo che l'universo di Wizards of Mickey è lontanissimo dalle mie corde di lettore. Lo è stato anche in passato dal mio bambino, chiamiamo bambino, ma ero già un ragazzino, che è subito rimasto distaccato, distante da questa tipologia di lettura. Non ho praticamente più letto nessuna storia dopo le prime uscite, perché non mi rispecchiavo, non mi vedevo, non mi coinvolgevano. Proprio questo universo fantastico non mi ha mai conquistato, insomma. E questa storia l'ho letta perché dovevo leggerla, ovviamente, altrimenti l'avrei saltata bellamente. Ma anche qui non ho avuto nessuna emozione, anche semplicemente il senso di questa storia non l'ho ben capito, molto veloce, tutto tirato così alla buona per arrivare alla conclusione, e con un Topolino che, versione mago, che dovrebbe essere in seria difficoltà, ma fondamentalmente ne esce alla velocissima con una singola vignetta, e questo fa perdere molti punti da parte mia, perché so che in passato erano uscite anche storie un po' più sostanziose, un po' più corpose, soprattutto anche dal comparto grafico. Ricordo che si sono alternati parecchi disegnatori molto molto bravi e si erano spese molte più energie, molto più forze per rendere il comparto grafico il punto forte di questa serie, cosa che con i disegni di Marco Palazzi, che sono anche buoni, stile classico, ma che secondo me sono molto molto distanti dallo stile delle vecchie storie di Wizards of Mickey. Poi mi potranno correggere coloro che l'hanno seguita assiduamente, sono super collezionisti, super fan di questo universo, e potranno dirmi se ho ragione o meno. Questo è solo il mio parere di semplice lettore che purtroppo non può dare un giudizio positivo a questa storia, anche perché oggettivamente, obiettivamente, non accade praticamente nulla. Questo scontro con questo drago, mago, stregone, che dovrebbe essere pericolosissimo, ma viene annientato con un dito, così, una vada che vada dei poveri, insomma. Quindi, giusto per intenderci, pochissima, pochissima roba. Ed ovviamente io sono un collezionista dei classici Disney d'autore che stanno uscendo ormai da più di un anno, ma ovviamente questo numero lo salterò alla grande, un grandissimo zomp. Rispetto massimo per Luca Barbieri, che fa il suo esordio su Topolino, perché
suo esordio, diciamo, come autore Disney lo fece proprio con le storie Wizards of Mickey disegnate da Lorenzo Pastrovicchio, se ricordate. Ovviamente serie che io non seguì solo la prima, quella con Matteo Venerus ed Emanuele Baccinelli, per farmi un'idea se potevo di nuovo farmi coinvolgere, ma sapete benissimo, se avete seguito le mie recensioni video, non mi piacquero per niente, a parte il comparto grafico. Eccoli, il comparto grafico, anche se non era eccezionale, ci aveva dato un qualcosa in più, anche dalla regia, dall'inquadratura dei personaggi, il suo modo di disegnare la tavola è molto diverso, è un po' più, diciamo, cattivante rispetto a quello di Marco Palazzi. Ed eccoci alla tanto attesa seconda ed ultima puntata dei Cieli di Farm Town. Marco Nucci ai testi, Stefano Zanchi, chi nei disegni, supervisione al colore, colore di Emanuele Virzì. Ero rimasto perplesso da quello che lessi la settimana scorsa, se vi ricordate, zia Olivia che prese il posto così a sorpresa della mamma di Gastone, colei che trasmise, lasciò l'eredità della fortuna a Gastone. Ma poi, andando a controllare bene, se voi guardate proprio a livello grafico di disegno il personaggio di Olivia McDuck, della zia di Gastone, della mamma di Gastone, praticamente sono quasi due gocce d'acqua. Quindi mi viene da pensare, non è che vige questa censura di non parlare dei genitori, mamme, papà, e quindi bisogna solo parlare di nipotame, zii, zie, nonne e basta? Quindi potrebbe essere che il tutto venne scritto in origine da Marco Nucci, come la mamma giustamente di Gastone, come scrisse Don Rosa. Sappiamo che Marco Nucci è un fan di Don Rosa, cerca in qualche modo ogni tanto di utilizzare quello che ha seminato in passato per poi riportarlo nelle storie di oggi. Quindi altrimenti tutto filerebbe liscio, se ci pensate, perché in effetti sostituiamo zia con mamma, il tutto fila ed ha un suo perché questa storia. E inoltre riesce ad aggiungere anche un argomento che poteva essere, tra virgolette, tabù, come quello di parlare di mamme, papà, eccetera, quello dell'amore, il fatto che sta nascendo qualcosa tra Gastone e la bella Priscilla. Non ci girano molto intorno, perché poi ad un certo punto si arriva quasi al dunque, quindi è palesissimo che ci sia qualcosa di più che dell'amicizia tra i due. E inoltre non ci riesce a raccontarci un lato del carattere di Gastone un po' più profondo dal lato egoistico, perché se avete letto la storia farebbe di tutto per far chiudere la libreria a Paperopoli di Priscilla solo perché lui non vuole perdere egoisticamente il suo affetto, la sua vicinanza, il suo amore e la sua libertà di poter scorrazzare tra Paperopoli e Farm Town, dove sappiamo bene che a Farm Town la sua fortuna svanisce e riesce ad essere un papero normale che piace a tutti, cosa che invece a Paperopoli non accade. E la stessa cosa vivrà in parte zia Olivia, che è dovuta tornare di corsa a Paperopoli per aiutare il nipote e farlo tornare ad essere un papero sfortunato quando Priscilla è proprio in libreria Paperopoli con lui. Addirittura decide di diventare il suo socio per proprio far arrivare a capolino questa avventura, questo sogno di Priscilla. Ma per fortuna che c'è una svolta poi positiva, perché giustamente non poteva finire in questo modo orrendo, altrimenti qua facevano chiudere baracca burattini, i bambini che piangevano, dicevano non è possibile, Gastone, cattivone, eccetera, eccetera, eccetera. Però tutto sommato il messaggio che riceviamo, questo secondo, diciamo, episodio lungo della storia di Gastone, questa avventura, questo rilancio del personaggio, potrebbe lasciare molti strascichi. Sicuramente potremo rivedere in futuro questi personaggi, Farm Town, Gastone, la zia Olivia, perché anche lei a questo punto entra di diritto all'interno del cast di questa serie, e ovviamente ci possiamo fare tantissime domande, possiamo analizzare, approfondire, ma secondo me non ha senso. Ho pensato ad un certo punto di godermi la storia così com'era, senza andare a guardare zie, nipoti, mamme, papà, eccetera, 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 e capire un po' quello che questi personaggi
in questa storia stanno cercando di dirci, stanno cercando di trasmetterci determinate emozioni che possono arrivare o meno. In più, Stefano Zanchi ai disegni, supervisione al colore, Emanuele Zi al colore, hanno dato un grandissimo contributo per rendere il tutto ancora più godibile, perché i disegni sono tantissima roba. E immaginate ovviamente nella versione quella un po' più extra large di formato, e il tutto potrebbe essere un grandissimo godimento. A differenza della solitudine del quadrifoglio, dove trovavo troppo forzate certe cose fatte da Gastone, certi atteggiamenti, il suo carattere molto molto mieloso ad un certo punto, quasi finto, che mi aveva spinto a non apprezzarla al 100%, anche, anzi, criticarla parecchio. Questa invece, a parte parentesi mamma zia, la storia fila liscia, ha una sua logica, è una conseguente prosecuzione della solitudine del quadrifoglio, ma la migliora, appiattisce determinate cose, smussa determinati angoli spigolosi che avevo trovato, e quindi posso dire che finalmente forse abbiamo trovato una dimensione su cui poter avere storie di Gastone non monotone, non banali e non la solita tiritera noiosa di Gastone cammina qua e là e trova un quadrifoglio, trova $200, un diamante, eccetera, una crociera. Riesce a convivere con questa sua fortuna, ma riesce a convivere con quello che finalmente ha trovato e che lo renderà un papero, tra virgolette, normale su cui poter spendere e raccontarci parecchie storie in futuro. Archimede, voce fuori campo, Tito Faraci testi, Francesco Guerrini, chine e disegno, Gaetano Gabriele d'Aprile il colore. Ovviamente comparto grafico non c'è nulla da dire, eccepire. Francesco Guerrini ci raffigura sempre il laboratorio di Archimede all'interno di una rotonda, questa è una sua caratteristica, a differenza degli altri autori che la raffigurano qua e là non si sa dove. Lui continua sempre imperterrito a lasciarla lì e fa più che bene. Ovviamente godete di tutti i dettagli che sparpaglia qua e là nelle sue tavole, ed è forse la cosa più interessante della storia, perché il lavoro di Tito sembra essere anch'esso interessante, divertente, fino ad un certo punto, perché poi fondamentalmente io il finale non è che abbia capito effettivamente al 100%. Aiutatemi voi, forse la mia mente che in vacanza non riesce a fare ragionamenti contorti o mettere a fuoco determinati passaggi, come se mancasse qualcosa, perché c'è, non ci sono tutti, tornano tutti tranne uno, torna solo il cappello, manca qualcosa, qualcosa è andato storto, però non è chiarissimo, e quindi la storia non l'ho potuta apprezzare al 100%, anche se è sempre meglio delle storie che abbiamo letto parecchio tempo fa di Titone sulle pagine del Topo, quindi fa ben sperare. Anche il fatto di aver Francesco Guerrini ogni tanto che torna è un sospiro di sollievo, insomma. Pippo è lo gnaulone ombroso, Giovanni De Feo i testi, Ottavio Panaro chi ne disegni e Valentina Mauri ai colori. Ecco, qui posso dire al 100% che la storia io non l'ho capita per niente. Aiuto, lo gnaulone cos'è? Perché? Chi cavolo è pupazzone giapponese che vediamo nei film animati classici, lo troviamo dappertutto, Totoro potrebbe essere lui, non ricordo vagamente, però fatemi capire un po' il senso di questa storia. Carine le gag del viaggio di Pippo, quelle indicazioni, andate e ritorno, questo gnaulone che si nutre di ombre potrebbe essere anche inquietante, ma alla fine non è nata la storia per rendere inquietante questo gnaulone. Però il senso fondamentalmente io non l'ho trovato, e quindi ho avuto molta difficoltà nel capire la storia. L'ho letta, sì, ma quando sono arrivato a conclusione faccio: com'è, è finita? Siamo sicuri che sia questa la storia che stavo leggendo, o è arrivato all'improvviso un gnaulone e mi ha mangiato l'ombra anche a me, mi ha fatto perdere ogni senso logico di quello che stavo leggendo? E siamo giunti all'ultimo episodio di Blue Pix Valley, la miniserie di Corrado Mastantuono, con la storia Un barbiere. Ed eccoci qua, colori, attenzione, scusatemi, di Irene Fornari, perché altrimenti qua poi ho nominato tutti, non la brava Irene, che anche qui
non ha dovuto fare i salti mortali, ha usato tinte classiche e piatte, però comunque è bello vederla sempre presente all'interno dei credits dell'Indice del Topo settimanale. Ma parlando di questo episodio, un barbiere, questa storia serve per chiudere il ciclo di Blue Peaks Valley di Claudio Mastantuono e serve per lasciarci effettivamente una certezza. Tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che ci ha raccontato Claudio Mastantuono a partire dalla nascita del quotidiano del Paperstone, della redazione, tutto quanto, quello accaduto nel Klondike, ci va ad aggiungere l'altra grande conferma che poi troviamo in fondo all'ultima vignetta della storia. Spoiler, spoiler, spoiler per chi non ha ancora letto, quindi saltate qualche minutino perché qui dovrò forza parlare, altrimenti non ha senso questa recensione. Il deposito che prende vita, prende forma e diventa ufficialmente il deposito di Paperone nel Klondike, fatto ovviamente di legno, di tronchi legno, dalla coppia papà-figlio che abbiamo avuto modo di conoscere nel secondo episodio di questa miniserie, quindi rende canon ufficialmente questa cosa qua. Ed ora la palla passa a noi lettori, ma anche e soprattutto agli autori che vorrebbero cimentarsi nel raccontare altre avventure di Paperone nel Klondike. Bisogna fare attenzione a questa cosa qui, che è un tassello pesantissimo che ha messo Corrado Mastantuono all'interno di Blue Peaks Valley e che ha riscritto una parte fondamentale del passato di Paperone, della storia di Paperone. Quindi bisogna fare attenzione d'ora in poi, a meno che il tutto venga poi mascherato come una sorta di racconto su cui non fare molta, su cui non dare molta considerazione, un universo parallelo, bla bla bla, ma credo che questo non sia il caso. Anzi, Corrado Mastantuono ci ha speso tantissimo, secondo me ha svolto un buon lavoro. E l'unica cosa forse da capire è se sia tutta farina del suo sacco o meno, se l'idea è nata proprio da lui. Ok, facciamo così: Paperstone è stato fondato, è nato ai tempi del Klondike col giovane Paperone, e stessa cosa, la nascita del deposito è avvenuta in questo modo proprio nel Klondike. E viene anche complicato da parte mia poter raccontarvi, recensire questa scelta, che potrebbe essere scellerata o azzeccata, però forse la patata bollente è più per gli autori che poi in futuro si cimenteranno in altre storie del passato di Paperone, rispetto a quello che potremo leggere d'ora in poi sulle pagine settimanali. E quindi, come dire, approvo questa miniserie di Corrado Mastantuono, ma non riesco ad accettare proprio al 100% questa scelta di modificare determinate cose, determinati passaggi del passato di Paperone, perché qui non si tratta solo di Don Rosa con Gastone che ha deciso che era la mamma e Nucci ha deciso che era zia. Qui si parla comunque della nascita dell'edificio più importante, più famoso di Paperopoli, il deposito di Paperone, che nelle storie del passato l'avevamo visto nascere in altre circostanze, con autori, con i controcasi, Barks, attenzione, cioè non stiamo parlando di Pinco Pallo, Panco Pinco, giusto per intenderci. E quindi ora evidentemente si sta creando veramente un universo disneyano italiano canonizzato, standardizzato, ufficializzato, su cui gettare le basi e partire da questa corposa base, sostanziosa base, sia con Paperone ma con tutti gli altri personaggi su cui pian piano si sta riscrivendo una parte fondamentale del loro passato. Il numero si chiude con un altro Chuck di Marco Bosco e Christa Canfailla, che anche qui è una sorta di rebus, che ci rimandano la soluzione all'interno delle pagine del topo, quindi sta a noi risolvere il caso di Manetta e Basettoni. È sempliciotto, però è carina l'idea di questi rebus estivi, e a quanto pare la settimana prossima potrebbe tornare una storia di BB by sempre Marco Bosco. Date un giallo a Marco Bosco, potrebbe essere il momento giusto, l'estate sta arrivando, o meglio è arrivata, quindi Marco Bosco on fire. E la settimana prossima partirà Operazione Zeus, intervista a Marco Gervasio ed Emanuele Baccinelli, gli autori di questa lunga storia che ci regalerà un ricco montepremi, più di 4.000 euro messi in palio tra tantissimi gadget, quindi leggetevi le istruzioni
giorni. Partecipate e ovviamente non vincerete una cippa, così imparate come è accaduto con Mister Vertigo. Scherzi a parte, fatemi sapere chi parteciperà e chi riceverà i premi e chi non li riceverà. Poi faremo un esposto alla procura, tante cose, faremo ricorso al TAR, tante cose, altre cose, quindi fatemi sapere. E quindi io continuerò a godermi le vacanze. La settimana prossima ci sarà ancora un video dedicato alla settimana qui al mare. Ovviamente cercherò di cambiare location anche in questa occasione, perché ogni settimana vi porterò in un posto diverso con un panorama completamente diverso. Ovviamente giro di rito come la settimana scorsa. Io vi saluto, vi do appuntamento al numero della settimana prossima. Ciao!